Amici, oggi per le nostre iniziative interessanti parliamo di Meet Music. Meet Music è il primo evento italiano sul music business per DJ. Si è svolta la prima edizione il 28, il 29 e il 30 giugno allo Spazio Fonderia a Follonica, organizzato da molti protagonisti della scena musicale attuale, in particolar modo da Luca Guerrieri, e ha visto tanti altri protagonisti che si sono resi disponibili per raccontare le loro esperienze e indirizzare i giovani, gli aspiranti DJ o chi vuole comunque formarsi in questo tipo di professione su quella che è la realtà attuale del lavoro del DJ sotto vari aspetti, tecnici e non solo. La manifestazione si è svolta in 3 giorni. Il primo giorno erano presenti come ospiti Tommy V, Max Zotti e Federico Scavo, che sono partiti raccontando la loro esperienza per poi parlare di come è cambiata la professione del DJ e anche del produttore discografico negli ultimi 20-25 anni. Il secondo giorno invece era più di carattere tecnico. Gli ospiti erano Marco Lis, Alex Kenji, Gianni Bini e Franco Fracastoro di Steinberg. La giornata ha avuto invece un carattere più tecnico, perché nella mattina parlava come sviluppare un brano e come rendere concreta la propria idea. Nella seconda parte Gianni Bini ha parlato di masterizzazione insieme a Acustica Audio e Franco Fracastoro parlava di tutte le innovazioni del software per poter utilizzarlo come Digital Audio Workstation e anche per l'arrangiamento dei propri brani. E con la supervisione di Alex Marton utilizzavano alcuni dei loro progetti proprio sul software, smontandoli e riassemblandoli in diretta. Terzo giorno invece era a carattere tecnico, ma da un altro punto di vista ancora, perché riguardava le tematiche attinenti alla SIAE e anche alla professione del DJ, del produttore, le questioni legate al diritto d'autore, le licenze, eccetera. E anche in questo caso si raccontavano le esperienze di chi ha un'etichetta e di come funziona il business legato alla musica e alla produzione musicale. Un evento molto vario, nei quali in 3 giorni si abbracciava un ampio raggio di attività anche molto diverse tra loro, e soprattutto non è mancata la musica, perché in ognuna delle 3 serate si è poi svolta una festa sia dall'aperitivo che poi nel dopocena. Un'iniziativa veramente valida alla sua prima edizione, che spero possa avere frutti in futuro, soprattutto anche perché quest'anno, grazie a numerosi sponsor, l'ingresso era gratuito. Un evento ben congegnato e ben riuscito. L'unico neo non riguarda gli organizzatori, ma riguarda noi, purtroppo, noi DJ, che troppo spesso ci sentiamo non di dover imparare, ma di avere da insegnare solo perché si fa serate o solo perché sappiamo mettere 2 dischi in fila. Ad occasioni di questo tipo bisognerebbe accorrere molto più numerosi e bisognerebbe riempire quel teatro, che è veramente una bella struttura. Però, voglio dire, chi non c'era si è perso una bella cosa. Noi che eravamo lì, e poter essere un gruppo ristretto ha permesso di poter approfondire maggiormente gli argomenti e di avere un rapporto un po' più diretto con i protagonisti, che sono veramente di caratura internazionale e che magari potremmo dire che altrove in tanti avrebbero fatto la fila e pagato pure un biglietto salato per assistere ad una conferenza del genere. L'augurio è che nelle prossime occasioni si ripeta un evento di questo tipo, si allarghi ancora il raggio dei protagonisti e degli argomenti trattati e che si allarghi anche la partecipazione, e quindi speriamo che questo sia il primo passo di una gran bella iniziativa che si radica nel nostro territorio. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel mi piace e alla prossima!